Buongiorno a tutti e ben ritrovati ad Un Luca 95 in questo quarto episodio giocando la Germania nazista. Nello scorso episodio abbiamo invaso e praticamente disintegrato totalmente la Polonia. Adesso andremo a eliminare quelle divisioni saccate all'interno del vecchio territorio polacco che adesso abbiamo già occupato. Una cosa molto spiacevole che mi sono accorto è che purtroppo abbiamo la nostra prima portaerei, la Graf Zeppelin, qui nel Mar Nero. Purtroppo non riusciremo a farla uscire, non riusciremo a farla tornare in Germania. Quindi andiamo assolutamente a cambiare, una cosa che mi dimentico sempre, purtroppo è lo spawn praticamente delle nostre navi. Siccome era automatico, purtroppo, siccome era automatico, purtroppo, ce l'ha fatta andare, ce l'ha fatta varare praticamente nel Mar Nero. In ogni caso, prepariamoci all'operazione Sea Lion. Qui abbiamo 150 punti di potere politico, li utilizziamo per cambiare la legge di coscrizione su coscrizione estesa, che ci dà un 5% di popolazione reclutabile, e da 200.000 di manpower passiamo a 1.410.000 uomini disponibili. Dopo andiamo a modificare i template della Light SP Artillery. Mettiamo due di artiglieria, due di fanteria. Qui non andiamo a modificare ulteriormente il template perché volevo aggiungere degli slot di Marines, però dobbiamo ancora finire di ricercarla. E andiamo a mettere support artillery e magari anche field hospital. Save, andiamo a salvare magari anche le nostre divisioni di fanteria col field hospital, perfetto. Dopo, facciamo partire il tempo. Ah sì, aspettate, abbiamo messo lo spawn delle navi. Sì, perfetto. Abbiamo cambiato. Le ultime divisioni polacche sono state saccate. La Polonia capitola e noi adesso andiamo a prenderci Danzica, controllata da 5 divisioni inglesi. Allora, vedo bombardieri della RAF sopra i nostri cieli nella Germania occidentale. Andiamo a spostare due squadriglie di caccia all'aeroporto di Westerhams e sposterei, e qui magari andiamo a no, non abbiamo BF 109 per il momento. Magari un centinaio di Henkel 51. Allora, e sposterei anche altre due squadriglie di caccia. Magari gli Henkel 51 li mettiamo qui a Westerhams. Perfetto, dopo. Allora, Danzica è caduta. Mettiamo tutte le divisioni di Gerhard von Rundstedt a protezione delle nostre coste, per evitare eventuali invasioni navali da parte degli inglesi. Perfetto. Andiamo a dispiegare queste due divisioni di fanteria e anche questa divisione corazzata leggera, e andiamo a aumentare le divisioni all'interno dell'esercito di von Bock, qui al confine con il Belgio.
Allora, tecnologia, andiamo a cambiare le dottrine navali da interdizione commerciale a diciamo praticamente andiamo a togliere dei vari bonus che potremmo avere grazie a navi di piccolo tonnellaggio e andiamo a scegliere invece i bonus per le corazzate e incrociatori pesanti e le portaerei. Molto più utili in questo caso, visto che abbiamo navi abbastanza importanti. Ok. Andiamo a scegliere il focus nazionale superiorità nel canale inglese, nell'English Channel, quindi ci dà 50% in meno nei tempi di ricerca per le prossime tre dottrine navali, veramente interessante come bonus. Allora, andiamo anche a reclutare tre divisioni di Light SP Artillery. Abbiamo delle fabbriche militari che non stiamo utilizzando. Andiamo a, magari qui diminuiamo un po' l'anticarro, che ne abbiamo abbastanza, andiamo a aumentare l'SP Artillery e anche i support equipment, che siamo veramente bassi, siamo a meno, quasi meno a 2000, quindi direi di fare una cosa di questo tipo. Abbassiamo anche un po' i torpedo bomber, abbassiamo un po' i caccia per i nostri portaerei. Vediamo tutto a support equipment per il momento. La nostra seconda portaerei sta per essere terminata. Purtroppo, errore mio, abbiamo praticamente rinunciato a una portaerei e un cacciatorpediniere. Non me ne ero accorto prima e speriamo di riuscire a fare anche senza una portaerei in più. Ok, allora, fatemi vedere un attimo qui quanto manca per la nostra portaerei. 18 aprile, 10 giorni. Allora, abbiamo bisogno di veramente tanto support equipment. Guerra civile in Francia. Francia contro la Francia comunista. Vediamo chi vincerà, se la Francia o la Francia comunista. La Francia comunista ha dalle 31 alle 50 divisioni con ben 20, dalle 18 alle 20 fabbriche militari, mentre la Francia normale ha meno divisioni e 16 fabbriche militari in più, quindi sono tantissime, insomma, hanno pochissime fabbriche militari. Presumo che vincerà senza troppi problemi la Francia comunista. Meglio questa cosa, una buona cosa perché ci toglie dai piedi la Francia, quindi è occupata con la guerra civile, non può aiutare l'Inghilterra nell'affrontare la Germania nazista. Allora, dobbiamo veramente aumentare al massimo support equipment. Perché se no non riusciamo a reclutare le nostre Light SP Artillery. La nostra artiglieria siamo 20. BF 109T, caccia delle portaerei, siamo riusciti a ricercarlo. E andiamo a ricercare l'MG 34, che è la mitragliatrice calibro 12,7 dell'esercito tedesco, quindi dà bonus alla nostra fanteria.
andiamo a cambiare la produzione del biplano per le nostre portiere con il monoplano di nuova generazione. Quindi andiamo, smettiamola di reclutare queste divisioni perché ci servono tutti i light support, tutti i support equipment che riusciamo ad avere. Questa divisione va da Von Bock. Ok, siamo messi abbastanza bene. Andiamo a modificare i nostri light SP, i nostri tempi di light SP artillery. Ah no, non possiamo, ci mancano 9 giorni per i Marines. Aspettiamo questi benedetti 9 giorni. Ok, stranamente la Francia sta avanzando abbastanza bene dentro il territorio della Francia comunista. Qui la guerra civile spagnola continua a procedere. Abbiamo ricercato i Marines. Andiamo a ricercare quasi quasi. Vediamo un po' qui. La costruzione. Costruzione di livello 2 che dà una velocità di costruzione più 10% e una velocità di riparazione delle fabbriche di più 10%. Andiamo a aumentare il numero massimo di aerei presenti in questa portaerei. Per il momento abbiamo nella nostra seconda portaerei, che è la la Peterstrasser. La Peterstrasser ha come squadriglie 14 monoplani caccia, 14 aerei siluranti, e adesso andiamo ad aggiungerli 17 bombardieri da picchiata Fieseler 167. Sono veramente veramente interessanti come velivoli. Allora, focus nazionale. Andiamo a scegliere prepararsi per l'invasione in Francia. Non perché mi interessa invadere la Francia in questo momento, ma perché mi interessa prendermi il focus nazionale seguente, che è Blitzkrieg Tactics, che riduce di un 50% i tempi di ricerca delle dottrine terrestri. Quindi se vogliamo appunto ricercare le dottrine terrestri il più velocemente possibile, quel focus nazionale è veramente indispensabile. Ok, facciamo partire il gioco. Abbiamo 4 fabbriche militari in più. Andiamo a metterle un po' sulla SP Artillery. E magari bombardieri medi. Altri bombardieri da picchiata per le portaerei. E altri caccia. Fatemi vedere qui. Superiorità aerea è tutta nostra, perfetto. Ok, direi di andare a dispiegare sul campo queste tre divisioni di SP Artillery, anche se non abbiamo i support equipment necessari. Questo perché li prenderemo nel tempo, dobbiamo aspettare comunque 70 giorni prima di invadere navalmente l'Inghilterra. Quindi entro quei 70 giorni queste tre divisioni di Light SP Artillery dovrebbero recuperare tutti i materiali, tutte le carenze di materiali, insomma. Andiamo a selezionare le divisioni più esperte dall'armata principale di Gerd von Rundstedt. Divisione Panzer, divisione SS motorizzata, due divisioni di fanteria molto esperte, e siamo a 7. Abbiamo altre tre divisioni disponibili
da poter mandare. Un'altra divisione Panzer, una divisione di fanteria e magari anche un'altra divisione di fanteria. Ok. Quattro divisioni di fanteria che ci daranno una buona difesa e per tenere i nostri capisaldi. Tre divisioni di SP Artillery che fanno veramente male contro le divisioni di fanteria. Una divisione SS per eventuali, diciamo, corse per occupare più territorio possibile e due divisioni corazzate leggere per avere per dare supporto alla fanteria, un supporto abbastanza interessante. Andiamo a scegliere il generale, io sceglierei per questo compito Kurt Student, questo perché ha il tratto comando che riduce i rifornimenti necessari di un 50% ed è veramente tanto. E poi ha un 4 comunque di abilità, quindi molto, abbastanza alto, insomma. Selezioniamo il porto, Wilhelmshaven, e dobbiamo invadere la regione sotto Newcastle, così da poter dopo prendere il porto per avere rifornimenti ed eventualmente inviare altre truppe ad aiutare la conquista dell'Inghilterra da parte di Kurt Student. Allora, adesso facciamo partire il tempo, visto che abbiamo 70 giorni di attesa. Allora, qui magari abbassiamo un po' la porta aerei per raggiungere meno tempo d'attesa alla nostra super corazzata. Anche se effettueremo l'operazione Sea Lion anche senza la super corazzata pesante. Andiamo già, scusate, a mettere priorità riparazione bassa, altrimenti non daranno una copertura sufficiente ai nostri convogli. Dopo aver preso pochi danni si ritireranno e quindi lasceranno i convogli senza scorta e non è proprio il caso. Fatemi vedere come siamo support equipment, siamo a meno 1000, siamo a meno 1000 e ne produciamo 10 al giorno di support equipment. Abbiamo una grossa perdita, dobbiamo cercare di risolvere questa brutta situazione. Allora, lasciamo due fabbriche, non utilizziamo due fabbriche militari, comunque non sono estremamente necessarie. Qui abbiamo i nostri volontari italiani che attaccano da soli. Tanto per fare qualche schermaglia. Andiamo a schierare le nostre squadriglie aeree di bombardieri leggeri da utilizzare contro eventuali flotte avversarie che ci bloccheranno l'invasione navale, quindi dobbiamo assolutamente avere la superiorità dei cieli nel mare del nord orientale e nel mare del nord, praticamente questi due mari. Dopo voglio un centinaio di Arisilvaranti, anche questi 97 li mettiamo tutti. E dopo, se abbiamo dei bombardieri medi, vorrei schierarli, ma al momento non ne abbiamo. Ah, li abbiamo appena schierati, scusate. Ok, l'Ungheria ha domandato la Jugoslavia forzatamente, come è successo noi per la Slovenia, ha domandato la Vojvodina. Questa
probabilmente una piccola regione con una grossa presenza di ungheresi dentro lo Stato jugoslavo. E la Jugoslavia, come per il nostro caso, ha rinunciato al suo territorio piuttosto che entrare in guerra. Blitzkrieg Tactic, perfetto. Siamo a meno 840-820. Le nostre flotte si devono preparare come del resto tutta la nostra aviazione. Abbiamo bisogno di ogni aereo silurante e bombardiere da picchiata possibile. Affronteremo la Royal Navy con uno svantaggio numerico, molto probabilmente di 3 a 1, però abbiamo la nostra portaerei Peter Strasser con i suoi magnifici velivoli di ultima generazione, modernissimi tedeschi. Andiamo a scegliere il tratto Atlantic Fleet Designer, che va ad aumentare l'armatura delle portaerei di un più 50%, ragazzi, eh. Più 50%, va praticamente quasi a raddoppiare, non a raddoppiare, ma sicuramente va a aumentare di metà la caratteristica armatura, quindi molto interessante. Va anche a aumentare l'armatura delle nostre corazzate e anche il firepower, che sarebbe la potenza di fuoco. Okay, abbiamo altri 20 giorni d'attesa. Ok, speriamo in bene. Qui cioè, la guerra civile in Francia è ancora in svolgimento. La Francia sembra aver preso le regioni meridionali del territorio francese, la Francia democratica. Mentre la Francia comunista possiede il settentrione della Francia, praticamente, il nord della Francia, come potete ben vedere da voi. Ok, siamo pronti, ragazzi. 5 giorni all'inizio dell'operazione Sea Lion. Attenzione, metteremo nel sedere agli inglesi senza la vasellina. Andiamo a schierare, anzi no, voglio schierare le mie due squadriglie di bombardieri da picchiata nel Mar Nord orientale, insieme a una squadriglia di 72 aerosiluranti, mentre questi 197 aerosiluranti più questi 100 bombardieri medi li schieriamo nel Mar No del Nord. Perfetto. Siamo pronti ad aprire le danze. Ok, cosa è successo? Ok. Praticamente, ok, l'Inghilterra ha dichiarato guerra alla Jugoslavia, non so perché. Però l'Inghilterra ha dichiarato guerra alla Jugoslavia e la Jugoslavia è entrata a far parte dell'asse per, logicamente, ripicca, visto che noi siamo in guerra con gli alleati. Quindi adesso la Jugoslavia fa parte dell'asse praticamente, insieme all'Ungheria e la Bulgaria e la Lituania. Perfetto. Ok, iniziamo l'operazione Sea Lion. Scorta ai convogli. E boom. Siamo partiti. La nostra armata, la nostra spedizione armata contro gli inglesi è appena partita. Primo scontro navale contro la Royal Navy appoggiata dall'Olanda, dalla marina olandese.
Ok, abbiamo perso due cacciatori, tre cacciatorpediniere. Però hanno perso 5 cacciatorpediniere. Ok. È un bel massacro, ragazzi, eh. Però dovremmo riuscire a vincere. Abbiamo perso 14 sottomarini. Allora, invitiamo la Jugoslavia. C'è stato un colpo di stato in Jugoslavia, quindi cambio di governo. Comunque vogliono lo stesso entrare a far parte dell'asse e noi li invitiamo molto volentieri. Un alleato in più. Dopo, tecnologia Blitzkrieg. Perfetto. Fatemi vedere qui che cosa abbiamo perso. Come abbiamo perso? Boh, gli inglesi hanno perso due corazzate affondate. Interessante. Un altro scontro contro la Royal Navy. Noi fortunatamente abbiamo delle navi molto molto più superiori a quelle inglesi. Siamo riusciti, ragazzi, a sbarcare. Attenzione, adesso dobbiamo assolutamente prendere il Newcastle il prima possibile. Assolutamente. Per così avere possibilità di ricevere rifornimenti e poter inviare truppe a soccorso del corpo di spedizione in Inghilterra. Ok, allora qui abbiamo l'impero assiro, che dovrebbe essere l'Iraq se non sbaglio. Vuole, si interessa, bla bla bla. Ok, quindi cosa ci danno? Meno di 100% medium tank models, più 50%. Beh, io direi di accettare, visto che riceviamo dei bonus per quanto riguarda i tempi di ricerca dei carri armati medi, quindi, e tecnologia per quanto riguarda i carri armati. Quindi perché no? Mi sembra un bonus molto buono, noi accettiamo. Ok, Newcastle è nostro. Perfetto. Adesso, ragazzi, rimanete tutti a Newcastle. Per il momento. E resistete fino all'arrivo dei rinforzi. Ok, ragazzi, questo episodio termina qui. Spero che sia stato di vostro gradimento. Siamo riusciti a sbarcare, siamo riusciti a prendere un porto, quindi diciamo che abbiamo tutti i presupposti per riuscire nei prossimi episodi a fare il sedere agli inglesi. Spero che l'episodio vi sia piaciuto, che il video sia stato di vostro gradimento. Come sempre, io vi auguro una bellissima e buonissima giornata e noi ci rivediamo in uno dei miei prossimi video. Ciao belli!